Quando verrete nel cielo, vedrete il mio amato, vedrete quanto è bello, è immensamente bello. Ne vedrete splendere, ma splendere così bellissima, che è una cosa grandiosa. Io che la vedo tutti i giorni, la miro tutti i giorni. Dico a padre mio, che stupenda madre. Credete alla sua assunzione, è stata portata in cielo, in anima e corpo, il suo corpo si è trasformato durante il viaggio. Ora è bellissima, è stupendamente bellissima. I cuori puri la vedranno, anche su questa terra. Amatela, amatela, non fatela piangere. Amate mia madre, vostra madre, me l'ho consegnata dalla croce, me l'ho consegnata dalla croce, vi ho consegnata una figura, una donna stupenda, imitatela, non fatela piangere. Sapeste il mio cuore come trema, come sanguina vederla piangere in questo modo per i suoi figli diretti che precipitano orrendamente in quell'abisso. Pregate, 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 non smettete mai di pregare, no? Smettete mai di pregare. Pregate la madre, pregatela. Madre mia, preghiamo, preghiamo per questi giovani, preghiamo il Padre nostro. Preghiamo il Padre nostro, che vi salvi perché troppi di loro andranno a finire male. Lo vogliono loro? La giustizia cadrà, la giustizia farà scendere il suo braccio, perché il Padre, io, Dio Padre, sono stanco di questo mondo, stanco di questo mondo, che non vuole ascoltare nessuno, stanco sono. Pregate, pregate affinché le vostre preghiere giungano a me, affinché giungano a me e ammorbidiscano un po' la giustizia. Io padre, il padre è stanco, molto stanco. La Santissima Trinità, con grande dolore vi benedice e vi ama, ricordatene, vi ama sempre e non vuole che nessuno si perda. Amen.